Chiunque abbia frequentato un poligono sa che una delle prime cose da acquistare è un buon paio di protezioni auricolari. Secondo diversi studi, infatti, l'esposizione a livelli superiori ai 120 decibel, anche se per poco tempo come può essere uno sparo, può causare danni permanenti al nostro udito. Le protezioni per l'udito da usare in poligono si possono dividere in due categorie principali, cuffie e tappi. Le cuffie possono essere passive o elettroniche. Quelle passive attenuano in maniera efficace il rumore, ma schermano anche gran parte dei suoni e se state ad esempio seguendo un corso o dovete parlare con qualcuno, le dovete continuamente togliere e reindossare. Le cuffie elettroniche, come queste, invece, hanno dei microfoni che vi permettono di conversare senza problemi, ma sono anche in grado di bloccare tutti i rumori pericolosi per l'udito, quelli oltre una certa soglia. Per alcuni le cuffie possono essere scomode, alcuni modelli sporgono di più rispetto ad altri e magari possono essere d'impaccio quando si imbraccia un fucile. O magari qualcun altro non riesce a tenerle d'estate perché effettivamente fanno caldo. Arriviamo quindi alla seconda categoria, i tappi. Anche qui possiamo dividere la categoria in due sottoparti. I comuni tappi usa e getta, che possono essere come questi in spugna o questi magari un po' più sofisticati, oppure quelli elettronici. I primi costano poco, fanno tutto sommato il loro lavoro, ma come per le cuffie passive avrete problemi a sentire le voci di chi vi sta vicino. I tappi elettronici costano di più, ma sono molto più versatili. Ultimamente sto usando con soddisfazione il modello Clarus Pro Lite della Silinx, un'azienda americana piuttosto famosa nel settore. Il kit viene venduto con una piccola custodia in nylon chiusa da una zip. Al suo interno troviamo il Clarus Pro Lite con diversi accessori. Una batteria mini stilo, una clip per fissare il cavetto degli auricolari, 6 antivento adesivi, inserti in spugna di diverse misure per gli auricolari e un mini kit di pulizia composto da uno spazzolino e un paio di salvettine imbevute di alcol. L'alloggiamento per la batteria è nella parte inferiore della centralina, chiuso da un tappo assicurato alla stessa con un robusto cavetto. La durata dichiarata della batteria è di circa 90 ore di utilizzo. Il pulsante di accensione è invece su un lato nella parte superiore. Per indossare gli auricolari basta scegliere la spugna della misura più adatta, sono contraddistinte da colori diversi, e inserirla a pressione sull'auricolare. Si comprimono queste spugnette fra le dita, si inseriscono nel canale auricolare e si attende qualche secondo per dargli il tempo di espandersi e chiudere al meglio l'orecchio. Il pulsante di accensione, l'unico che trovate nel Clarus Pro Lite, serve anche per passare da un settaggio all'altro e ogni volta che lo premete una voce vi indicherà la vostra scelta fra High, Medium, Low, Super, Normal, Hearing. Low, Medium, High, Super, Normal, Hearing. La funzione Super Normal Hearing andrà ad amplificare di 12 decibel i rumori ambientali, ovviamente mantenendo attiva anche la funzione protettiva che blocca i rumori al di sopra degli 85 decibel. È una funzione utile, ad esempio, per gli appassionati della caccia, perché vi consentirà di individuare con più facilità la vostra preda. Il Clarus Pro Lite ha dimensioni molto ridotte ed è stato studiato per poter essere indossato per molte ore senza dare problemi o interferire con i movimenti. La Silinx consiglia per questo, dopo aver indossato gli auricolari, di passare i cavi dietro le orecchie e farli scendere lungo la schiena, in modo che non possano impigliarsi da nessuna parte. Io li faccio passare all'interno della maglia e aggancio le centraline ai pantaloni o ancora meglio la cintura. In questa maniera i cavi sono quasi completamente nascosti, ma posso facilmente accendere, spegnere o modificare i vari settaggi del Clarus Pro Lite. Personalmente sono un sostenitore dei sistemi di protezione elettronici rispetto a quelli passivi, perché ti permettono di sentire bene tutto quello che ti sta intorno, capire le istruzioni se sei ad un corso e il tutto proteggendo l'udito. Dopo aver provato il Clarus Pro Lite ne sono diventato un felice utilizzatore. L'ho tenuto diverse ore al poligono senza avere nessun tipo di problema. È un sistema compatto, le dimensioni sono molto ridotte rispetto a quelle di una normale cuffia. È robusto e funziona alla grande. D'estate poi è molto meglio rispetto alle cuffie perché non vi fa sudare. Dopo averlo messo alla prova e provato diverse volte in svariate situazioni, non posso che consigliarvelo.